Salve a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi siamo al TAV Cascata delle Marmore per il primo FITAV di Fossa Olimpica di prima categoria, che si svolgerà in due giorni. Oggi sabato 75 piattelli e domani domenica 50 piattelli. Guardate chi ho ritrovato dopo tanto tempo, l'atleta Roberto Martinelli. Buongiorno, guarda qua. Buongiorno. Con l'atleta Dello Marino, l'atleta Barbagli e laggiù mi richiedono tutti l'atleta Brachi, che sta mangiando. Tanto se lo può. Ricordatevi, c'è un detto: sacco vuoto non sta in piedi, quindi lui si sta premunendo. Abbiamo fatto tutti la prima serie, anche tu l'hai fatta? Certo. Abbiamo fatto tutti la prima serie. Batteria. Abbiamo fatto tutti la prima serie, perché deve sapere che noi siamo abbonati prima, seconda batteria fissi. Io ho fatto un bel 21, sparato discretamente, ma non è venuto il risultato. Tanto conta solo il risultato. Bravo, bravo. L'atleta Martinelli ha fatto 23. Yes, 23. E sparava prima di me, ho visto che è uscito un po' fumino, quindi no, un po' mosso come il vino, quindi. Poi l'atleta Dello Marino quanto ha fatto? 20, male. Emozione del male. Primo FITAV. Il primo FITAV di prima categoria è l'emozione, sì. Poi, attenzione. Rullo di tamburi. L'atleta Barbagli, quando conta, tira fuori 25 subito la prima serie. Una botta di fortuna, dai. Diciamo. Poi che campo? Campo 1? Campo 1. Campo 1, 25. Non è incredibile. E eccolo qua. Tocca mettere la mascherina, distanziamento sociale, ma siamo amici. Sì, sì. L'atleta Brachi. 21 e molto contento, perché ultimamente si ritirava le famose mela maiali. E allora, ma, volendo non volendo, 21 molto contento. Ma dice che ultimamente tiravi mele e ghiande. Ma anche il maiale gli tiravo addosso. Comunque, vediamo la prima, vediamo un po'. Comunque, si è ritrovato questo nuovo video. E si saluta Nino, grande fan di Diego. Atleta Testi. Ciao Nino! Abbiamo sparato la seconda serie, 22, sbagliato due sinistri dalla quarta e un sinistro dalla terza. Vabbè, un'oretta e facciamo la terza e ultima serie per oggi. A dopo. Qua. Finito di tirare la terza serie, abbiamo fatto un 24, finalmente una l'abbiamo imbroccata, anche se a dire la verità quell'altra non è venuto il risultato, però siamo a 67 totali. Poi qua dietro abbiamo l'amico delle mele, l'atleta Brachi. Buonasera. Quanto hai chiuso? 20. 20, quindi siamo un totale di? 61. E, ricordatevi che con 20 nessuno si lamenti. Sì, sì, io mi lamento. Che rovi? Ide matte uguale. Chiudo 67. 67. Ultima serie, lasciamo fare. Ultima serie. Ha sbagliato l'ultimo, quindi quel piattello se lo porta fino a domattina. Quindi tu pensa che come se lo rimugina stanotte. Ah sì, sì, sì. Che pensa quell'altro io? Così tanto per dire, il Brachi è talmente soddisfatto che ora vado a Guido capo di casa a fare il calcio. Vediamo se glielo fa per domattina. No, il calcio non lo può fare. Come no? Sì, tu è belle fatto, te dico io. Eccoci qua, siamo alla domenica del secondo giorno del FITAV al TAV Cascata delle Marmore. Io la prima serie l'ho fatta, 21 strappato, però posso essere quasi soddisfatto sinceramente, perché per il meteo che c'è non è andata male. Ma qua abbiamo degli amici, dei nuovi amici, diciamo. Ciao. Com'è? Com'è andata? Così così. Presentati. Piersanti Claudio del TAV Fabriano. Bene, bene. Com'è andata? Così, 21, prima serie. Bene. Strappato, come strappato. Sì. Strappato. Sì. Vedremo. Quanto sei? A quanto sei ora? A finale a 100 piattelli. Finale 100 piattelli, ho fatto 21, 19, 22. Vabbè. Tiriamo avanti, dai. Ci siamo, ci siamo. Qua abbiamo Gianfranco Diamantini. TAV? TAV Marotta. Com'è andata? Abbastanza bene. Siamo ancora attaccati al carro.
con 92. 92 è un buon sparare. Bravo ragazzo. Siamo ancora attaccati al carro. Poi qua abbiamo... Buongiorno a tutti. Pierpaoli. Giovanni, del TAV Gualdo Tadino. E oggi arranchiamo un pochino perché abbiamo poche serie, diciamo, in magazzino, però un 90 tondo come me ce l'abbiamo. Quindi ci divertiamo comunque. Bene, bene. Qualcuno abbiamo visto che ha finito. C'è Giacomet con 117 e non è poco. Cerchiamo di prendere meno penalità possibile. Siamo partiti un po' così in sordina e adesso vediamo. Che dici? Chi entra in finale? 116? Secondo me sì, alla grande. Pareggia, dici? Anche 115. Anche 115? Sì, perché le difficoltà, il meteo, il vento rubano dei piattelli. A Giacomet io ho fatto la giuria, sinceramente. E l'ho visto in difficoltà perché te li sposta, quello che è successo un po' a tutti, anche a me purtroppo. Io uguale, io proprio parlavo col direttore, mi ha detto che... Dopo loro tirano 28 grammi, che c'è? Ah, fortuna al meteo, se no non ci avevamo scuse. Fortuna. E vabbè, ci sentiamo dopo per l'ultima serie e il punto della situazione finale. Benissimo, grazie. Ciao a tutti. Un'intervista per il suo 25. Grazie. Hai sparato con me in grande, oh. Sì, ho sparato veramente bene. Ti esplodevi tutti presi in pieno. Sì, 24 prime canne, la seconda. Sì, ho visto. Il 22esimo. Sì, l'ho visto. Complimenti, Davide. A dopo. È andata anche la quinta serie. Ho strappato un 23. È andata. Strappato un 23-0 al secondo e al terzo e ho chiuso in quel modo. Poi abbiamo qua l'atleta Giovanni. Salve ragazzi. Un 24 sbagliando il secondo. Che è tutto oggi che mi insegue questo sinistro dalla 3. Tra ieri e oggi 5 non ho sbagliati. 5 sinistri dalla 3. No, l'ha aggredito troppo. L'ha aggredito troppo e non c'era. E com'è andata invece? Sono sceso dal carro. Come sei sceso dal carro? 20. Ah. 112. Vabbè, 112. Sempre un bel tirare. Te invece 114. 114, io sono a 111. Poi qua abbiamo anche l'atleta Connelli che prima si era messo in disparte, non voleva parlare con noi. Buongiorno a tutti. Com'è andata? Bene, qua ci stanno le flebo per attaccarle qui. Sala rianimazione. Chi vuole? L'ultima serie hai 22 e hai chiuso a? 125 meno 24. 101? Sì. Ha fatto un tagliato. Ragazzi, il tiravolo è così. Ci dobbiamo divertire. Dopo se vinciamo è anche meglio. Abbiamo conosciuto un po' di atleti oggi. Quindi meglio di così non può andare. Ecco qua, c'è Maurizio che è uscito come quarto al barrage. Entrato come sesto, uscito come quarto. Butta via. Butta via. A vedere la stagione. Emozioni a caldo. Emozioni a caldo, che è la prima finale, in un FITAV da quando sparo, sicché di prima categoria. Hai sparato bene, entrato con 116. 116, poi per l'assegnazione del pettorale spareggiavo col quinto, sono andato a finire sesto. Sì. E dopo ho concluso il barrage al quarto posto assoluto. Guarda, porta assoluto. Pensare come tiravi un mesetto fa, essere arrivato a 116, essere arrivato quarto su 170 tiratori. Con una stagione pessima e in un campo non facilissimo. Comunque,
Sì, perché ci sono state tante difficoltà. Oggi c'era un vento impressionante. Comunque, bilancio positivo. Fine settimana del bilancio molto positivo. Molto positivo. Sì, molto positivo. Sono proprio contento. Bene, bene, bene. Capito. Salutiamo i nostri amici. Ciao. Mi raccomando, seguiteci per altre gare così. Grande Maurizio. Grazie. Grazie.